Allora, possiamo cominciare l'ultimo blocco di interventi. Saluto il dottor Riccardo Ghio che ho visto comparire sullo schermo, che terrà, Buongiorno. buongiorno, dottore, che terrà il primo intervento. Il dottor Ghio è un magistrato presso il Tribunale di Genova, quindi entra nel nostro convegno l'aspetto di fine vita e del suicidio assistito e il dottor Ghio commenterà la sentenza del 2242 del 19 attraverso la quale la Corte Costituzionale apre una via al suicidio assistito, ponendo ovviamente delle caratteristiche, dei paletti su questo tema, non ammettendo l'incostituzionalità del 180 del codice penale che prevede, che parla dell'aiuto e dell'istigazione al suicidio e che pone appunto delle possibilità in questa situazione purché vengano rispettati determinati criteri. La Corte Costituzionale si pronuncia perché la Corte d'Assise di Milano aveva posto in occasione del dibattimento Cappato di Geifa un quesito di costituzionalità appunto dell'articolo 500. Per cominciare il suo intervento, grazie. Bene, grazie, ringrazio la consulta, ringrazio in particolare lei, dottor Orlando, perché mi date la possibilità. Sì, un po' disturbato, ma sì. Parlerò con calma. Dicevo che mi date la possibilità di affrontare dei temi che non frequentemente, ecco, con i quali non frequentemente si confronta un magistrato penale. E in particolare, infatti, questa sentenza che mi avete chiesto di commentare, è una sentenza che io conoscevo in termini generali, ma la cui lettura mi ha davvero permesso di arrivare a delle conclusioni che vi anticipo, che secondo me appunto importano il riconoscimento in sostanza del diritto al suicidio assistito. Quindi, diciamo, secondo me, anticipando le conclusioni che poi saranno un po' il filo conduttore di questi 15-20 minuti, secondo me, con questa sentenza si è arrivati, non solo da un punto di vista sostanziale, ma anche da un punto di vista formale, perché la Corte, la Consulta dà delle indicazioni precise a riconoscere nel nostro ordinamento il diritto al suicidio e a riconoscerlo in sostanza diretta, ma necessaria conseguenza della legge 219 del 2017, quella appunto che tutti conosciamo e che insomma è un po' la base, è un po' la base, il testo base normativo in questa materia. Brevissimamente, la storia che ha provocato questo intervento della Corte è, ahimè, sempre la stessa, è quello di una persona che appunto si è trovata in condizioni difficilissime, che sono poi descritte nella prima parte, e che si è trovata dopo un lungo periodo di gravi sofferenze, intervallate da dei momenti di sofferenza minore, ma certe volte davvero inaccettabili, che aveva deciso di togliersi la vita e aveva deciso di farlo secondo le modalità consentite dall'ordinamento elvetico, che prevede la possibilità di una decisione di una esecuzione rapida secondo certe modalità che sono previste dal diritto elvetico. E non siccome aveva conservato perfettamente fino all'ultimo la propria capacità di intendere e di volere, allora aveva espressamente rifiutato, perché gli era stato proposto, la soluzione che è prevista dal nostro ordinamento, cioè la possibilità, insomma, di una cura palliativa che possa provocare, accanto al distacco dell'idratazione e dell'alimentazione, la morte futura. Questo
lo aveva espressamente rifiutato perché aveva ritenuto che questa soluzione fosse da una parte foriera di un fine di un periodo ennesimo di atrocenze che l'aveva portata alla morte, che aveva preceduto la morte, e poi perché lo riteneva non dignitoso per la propria condizione. Quindi quello che è previsto, insomma, quella sedazione palliativa profonda continua dall'articolo 2 della legge 219 del 2017, lo aveva espressamente rifiutato e voleva fare questa scelta radicale secondo le modalità dell'ordinamento svizzero. Poi è stato accompagnato in Svizzera, tra l'altro, da un amico, è andata la madre, è andata la fidanzata. E l'amico che poi è tornato si è autodenunciato e ne è nato un procedimento per 580 che incrimina appunto l'istigazione o l'aiuto, in questo caso l'aiuto al suicidio. È stata posta la questione alla Corte Costituzionale per due ragioni. Intanto perché si è fatto notare dal giudice remittente che è punito alla stessa stregua, dalla stessa pena edittale, l'istigazione e l'aiuto. Sono cose ben diverse, l'istigazione è ben più grave, dice il giudice remittente, perché effettivamente comporta l'influenza nel processo decisionale del soggetto che vuole suicidarsi, quando l'aiuto invece è semplicemente una condotta meramente esecutiva che presuppone una decisione già assunta definitivamente dal suicida. E poi soprattutto perché il giudice remittente non può incriminarsi l'aiuto al suicidio a prescindere da un contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicidario. Cioè il giudice remittente diceva: non possiamo neppure punirla una condotta del genere se in qualche modo non determina o rafforza il proposito, cioè non ha un'influenza sulla psiche del soggetto che intende suicidarsi. Su questa base la Corte Costituzionale, partendo dall'introduzione della legge 219 del 2017, si è sostanzialmente avveduta del fatto che questo risultato il nostro ordinamento giuridico lo consentiva già, lo consentiva appunto con quelle modalità previste all'articolo 2 della sedazione palliativa profonda continua, che però l'interessato aveva espressamente rifiutato. Ma partendo appunto dalla considerazione che in fondo un risultato del genere, secondo l'ordinamento giuridico italiano, poteva essere raggiunto, allora la Corte Costituzionale, e io ve la leggo testualmente così più è chiaro per tutti, secondo appunto una ratio che è quella di sostanziale equiparazione delle due modalità, è arrivata a riconoscere, dichiarando incostituzionalmente l'articolo 580 in parte qua, è giunta a riconoscere espressamente questo diritto al suicidio. Ecco, vi leggo queste quattro righe della motivazione della Corte che secondo me identificano la ratio decidendi della sentenza in commento, e cioè: è agevole osservare, dice la Consulta, che se chi è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall'ordinamento in grado, a certe condizioni, che sono quelle della legge del 2017, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l'interruzione di tale trattamento, non si vede la ragione per la quale la stessa persona, a determinate condizioni, aggiungo io alle stesse, perché poi la Corte le preciserà negli stessi termini, non posso ugualmente decidere di concludere la propria esistenza con l'aiuto di altri. Cioè, in sostanza, come l'argomento decisivo per la Corte è stato quello di considerare le due situazioni, cioè quello del porre termine alla propria esistenza, il trattamento terapeutico è uguale identico a quello in cui concludi la propria esistenza con l'aiuto di altri che in sostanza portano il soggetto in un territorio, in uno stato dove è possibile procedere allo stesso modo. Quindi secondo me la Corte, sulla base di questo argomento forte e davvero inoppugnabile a mio giudizio, è arrivata a questa conclusione di parificare le due situazioni. Ora, ha parificato le due situazioni facendo però, individuando tutta una serie di condizioni che adesso
brevemente passeremo in rassegna, alle quali l'articolo 180, perché la Corte non può svolgere funzioni di legislatore, si limita a dichiarare l'incostituzionalità di una norma e a prevedere quindi la possibilità di fare quello che la norma vietava a certe condizioni, però sono certe condizioni che poi possono e devono in realtà essere intese in senso stato, devono generalizzarsi e possono consentire di ritenere la liceità di una certa condotta. Dicevo, la Corte quindi è arrivata sulla base di quella ratio fondamentale di identità delle due situazioni non ad affermare, e su questo punto che secondo me la Corte cade in un equivoco terminologico, dice che non si tratta con questa decisione di un vero e proprio diritto a morire. Richiama infatti alcuni precedenti anche della Corte CEDU, della Corte Europea dei diritti dell'uomo, e esclude che questa sua sentenza possa interpretarsi come un riconoscimento di un diritto a morire. Ed è su questo che secondo me bisognerebbe interrogarsi, perché bisognerebbe interrogarsi su che cosa vuol dire diritto a morire, ma in fondo se sia possibile, diciamo, suicidarsi secondo certe modalità e senza che chi aiuti concorra in nessun modo, forse in qualche modo si lambisce questo diritto, ecco, che la Corte comunque in linea generale ritiene di dover escludere, richiamando anche dei soprattutto della CEDU, dell'uomo, che escludono le possibilità di sostenere un diritto a morire alla stregua anche delle norme della CEDU, oltre che delle norme della Costituzione. Però poi, visto che la Corte ha parificato le due situazioni di cui dicevamo, la Corte sostanzialmente ha richiamato le condizioni della legge 219 del 2017 come condizioni alla stregua delle quali chi aiutasse una persona a suicidarsi sarebbe esonerato da responsabilità ex articolo 580. Quindi la Corte ha individuato quali sono le condizioni alla stregua delle quali, in sostanza, chi aiutasse una persona a togliersi la vita non incorrerebbe in sanzioni. E sono le stesse condizioni sostanzialmente previste dalla legge del 2017. Cioè, in sostanza, occorre che il paziente sia persona affetta da patologie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che la persona stessa trovi intollerabili, che sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e che sia però pienamente capace di prendere libere e consapevoli. Ovviamente siamo di fronte alla ipotesi del consenso informato, che informa tutto il trattamento terapeutico e che informa anche questa particolare momento del trattamento terapeutico. Quindi le condizioni del paziente sono quelle che la Corte identifica nei termini che ho detto: patologia irreversibile, sofferenze fisico-psicologiche intollerabili e persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Poi occorre ovviamente, perché il riferimento è sempre al consenso informato, che ci sia una attenta verifica delle capacità di autodeterminazione del paziente e che sia adeguatamente documentata la sua volontà di interrompere la propria vita. E qui il riferimento per la Corte è stato semplice, è stata un'altra volta la legge 219 del 2017, e in effetti la Corte precisa che le modalità nelle quali deve manifestare proprio sono quelle stesse che sono indicate dalla legge, quindi le modalità anche di documentazione devono essere le stesse: l'atto pubblico, la scrittura privata autenticata oppure la scrittura privata consegnata secondo certe modalità previste. Poi ancora una volta il ruolo del medico, quindi quell'alleanza terapeutica col medico, la necessità che il medico per prima di del suicidio assistito sostanzialmente si offra all'interessato un'assistenza, un sostegno psicologico,
e anche la necessità di garantire sempre un percorso di cure palliative che sono necessario corollario di tutta questa procedimento. La Corte precisa ancora che queste modalità di fine vita, seguendo le quali non ci sarebbe la punibilità alla stregua del 580 di chi aiuti una persona a togliersi la vita, possono allo stato attuale della disciplina normativa del nostro paese essere ammesse solo in ambito di strutture pubbliche, perché evidentemente garantiscono, secondo la Corte, uno standard di attenzione, uno standard di controlli che rispetto a strutture private non è ancora possibile ottenere. Ci vuole il parere obbligatorio del comitato etico territorialmente competente, e quindi diciamo che alla stregua di questa decisione è alle condizioni di cui stiamo parlando direttamente esclusa la punibilità di un soggetto che aiuti un altro a togliersi la vita a quelle condizioni, ma più in generale direi, cioè cercando di fare delle considerazioni generali che prescindano dal caso specifico e dalla efficacia diretta sull'articolo 580, direi che la Corte ha disegnato un panorama normativo alla stregua del quale non solo è scriminato penalmente chi aiutasse l'amico A, ma potrebbe anche ritenersi scriminato penalmente, non solo penalmente, ma anche licenziato a compiere questa attività, chiunque lo volesse organizzare in una struttura pubblica secondo le modalità che la Corte ha indicato. Ora, la Corte, voi sapete la vicenda di questa sentenza. Questa sentenza è arrivata nel 2019 semplicemente perché un anno prima la questione era già stata posta davanti alla Corte, ma la Corte, rendendosi conto della delicatezza della questione e della necessità anche che fosse ovviamente il Parlamento il primo e il principale soggetto a farsi carico della necessità di questo contemperamento di valori di primario rilievo, aveva sospeso la sua decisione per un anno con un'ordinanza appunto del 2018, indicando questi stessi criteri, che poi sono gli stessi che il Parlamento si era già dato un anno prima, cioè nel 2017 con la legge, come gabbia normativa entro il quale condurre una valutazione legislativa dell'ammissibilità di questa condotta. Purtroppo il Parlamento non ha seguito l'invito della Corte Costituzionale, perché in quell'anno, cioè nel 2019, non ha risolto il problema, e allora la Corte è arrivata con questa decisione che chiaramente lei stessa si rende conto, nella misura in cui adotta questa soluzione di dare un anno di tempo al legislatore, oltre ad avere un'efficacia limitata, un'efficacia diretta sul 580 con la conseguente dichiarazione di incostituzionalità, è una norma che apre degli scenari enormi, perché in sostanza, e queste sono le ragioni che vi rassegno alla stregua di questa, lo studio modesto che ho fatto di questa sentenza, è in sostanza riconosciuto la possibilità, solo in strutture pubbliche e alle condizioni che la Corte identifica, di consentire un suicidio assistito. Ora, io non so se questo provocherà delle conseguenze anche organizzative nelle strutture pubbliche per consentire a qualcuno, alla stregua di questa disciplina surrettiziamente introdotta dalla Corte, di non dover andare in Svizzera o in altri paesi, magari l'unico è paese che è europeo che permette questa possibilità. Però certo bisogna confrontarsi con questa possibilità. La Corte a queste condizioni dice non solo che il soggetto aiutante va scriminato, ma dice che sostanzialmente è lecita una condotta di questo genere. E a questo punto, secondo me, benché, ripeto, nella motivazione iniziale la Corte escluda che si tratti di un riconoscimento di un diritto a morire,
perché effettivamente questo diritto a morire non Può viene. concludere, dottore, per favore? Può abbreviare un attimo, dottore? Certamente, dicevo che, Grazie, grazie. dicevo e concludo davvero che si è voluti arrivare a questa affermazione. Vorrei soltanto che non ci fosse ambiguità concettuali e lessicali come quelle di dire non è un riconoscimento di un diritto, per evitare che il discorso sia condotto su base ipocrita. Secondo me questa, concludo, con questa sentenza la Corte, al di là del singolo riferimento a 580, ha riconosciuto il diritto al suicidio assistito e quindi in sostanza ha riconosciuto la possibilità di porre fine alla propria esistenza a certe modalità. Quindi, secondo me, il problema si porrebbe, ma è un problema che non riguarda i giuristi, riguarda voi, gli studiosi di etica, se e entro quali limiti questo riconoscimento di questo diritto a morire possa essere foriero di pericoli, ecco, per tutto non solo in ambito giuridico, ma in generale per la morale comune. Grazie. Ho Grazie finito. dottore, grazie. Nel suo intervento ci sono molti agganci con quello che è stato detto ieri, soprattutto dal dottor Riccio, che magari varrebbe la pena poi di ampliare un attimo. Io darei la parola però al secondo relatore, poi riunirei insieme eventuali domande da porre sia al dottor Ghiglio che al professor Mauro Silo Slabini, che dovrebbe intervenire adesso. Il titolo del suo intervento, professor Mauro Silo Sabine, è già stato con noi in occasione di un webinar su questi temi. Un titolo molto intrigante perché dice il valore statistico di una vita, pregi e difetti di un'idea economica. Perché un economista convegno di bioetica, perché ad esempio a un certo punto nel documento della SIARTI si fa un chiaro riferimento al valore etico dell'allocazione delle risorse, soprattutto quando si parla di risorse allocate in sanità, quindi in un campo dove sarebbe opportuno che etica, economia e finanza fossero abbastanza a braccetto, essendo un campo molto delicato. Professor Silo Sabini, se vuol cominciare. Siamo in attesa del suo intervento, grazie. Buongiorno a tutti. Prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori per l'invito e chi avrà la pazienza di ascoltarmi. E vorrei ricordare a tutti, per cortesia, di spegnere i microfoni per evitare il rimbombo, in particolare sia a Riccardo che a Doriana che ce li hanno accesi. Ho preparato delle piccole, alcune brevi diapositive, che spero siano visibili. L'obiettivo, il mio obiettivo oggi è quello di offrire una breve introduzione a questo concetto economico, il valore statistico di una vita, e provare attraverso i suoi pregi e i suoi difetti a convincervi che forse non è un concetto utilissimo oggi per valutare tutta una serie di misure come per esempio le restrizioni alla mobilità in contesto del Covid. Proviamo a capire perché. Vorrei partire da un articolo che è apparso il 15 aprile del 2020 a firma di Stefano Feltri, che ora dirige il nuovo quotidiano Domani e allora scriveva per il Fatto Quotidiano. E Feltri scriveva, qui diciamo, ho riprodotto le sue parole, giustamente, che gli economisti attribuiscono un valore economico alla vita, con quale obiettivo? Con l'obiettivo di valutare le politiche pubbliche sulla base della cosiddetta analisi costo-benefici. E partendo da questa premessa, utilizzava un'analisi fatta da un collega economista celebre, illustre, che si chiama Luigi Zingales, che insegna a Chicago, che in un articolo apparso su un blog americano che si chiama ProMarket dell'Università di Chicago, utilizzava la valutazione che utilizza spesso l'amministrazione americana nella sua analisi costo-benefici, per la quale ogni persona vale statisticamente circa 14,5 milioni di dollari, anche se è anziana
soltanto 9 milioni di dollari. E al tempo Zingales faceva questo calcolo spannometrico, vediamo se riesco a riassumerlo in modo chiaro. Prevedeva, sulla base di una serie di valutazioni, che nel corso di tutta la pandemia, quindi non soltanto a marzo dell'anno scorso, ma nel corso del periodo dell'arrivo della cosiddetta immunità di comunità, che negli Stati Uniti ci sarebbero stati circa 200 milioni di infezioni. E sempre spannometricamente sosteneva che in condizioni normali il tasso di letalità sarebbe stato di circa 0,9, quindi per cento, quindi sarebbero morto poco meno di una persona ogni 100 infettati. Nel caso in cui invece gli ospedali fossero stati congestionati, il tasso di letalità sarebbe stato di circa 4,5, quindi ci sarebbero stati circa 9 milioni di morti. La differenza tra 9 milioni e 1,8 è 7,2 milioni. Se moltiplichiamo questo numero per i 9 milioni di dollari che l'amministrazione americana utilizza per calcolare il valore statistico di una vita, la misura, diciamo, delle restrizioni aveva un beneficio di circa 65 mila miliardi di dollari, che corrispondono, è una quantità talmente grande che è difficile capire a quanto corrispondono 65 mila miliardi di dollari, ma sono circa 3 anni di PIL americano. E quindi Zingales concludeva che ovviamente conveniva attuare delle misure di restrizione alla mobilità, perché il beneficio economico misurato in questo modo era così alto che paradossalmente sarebbe stato conveniente rimanere persino 3 anni fermi senza produrre neanche un dollaro di PIL. Va bene. A questo punto torno a Stefano Feltri. Stefano Feltri utilizzava questo ragionamento e concludeva. Quindi questo conto è utile non solo per capire che i benefici economici di chiudere sono maggiori dei costi di chiudere per un periodo limitato, ma è anche utile per valutare il timing della chiusura. E quindi, se per caso nei prossimi mesi, scriveva Feltri all'aprile del 2020, il contagio avesse rallentato, i benefici di riaprire sarebbero maggiori dei costi, e quindi questa analisi costo-benefici offre un'indicazione non solo su se o non se chiudere o non chiudere, ma anche su quando farlo. Concludeva Stefano Feltri: l'alternativa a questo tipo di ragionamento basato su sono tutte peggiori, perché non sono basate sui numeri ma sono basate sull'ideologia. Questo era il ragionamento di questo articolo apparso sul Fatto Quotidiano, che a mio avviso è interessante, ma a mio avviso anche dei problemi. E per capire la natura di questi problemi, le due cose che vorrei fare sono, prima di tutto, cercare di capire esattamente cosa significa il valore statistico di una vita, e qui metto l'accento sulla parola statistico, e secondo vorrei provare a discutere in maniera molto breve perché questo concetto forse non è così utile al tempo del Covid-19. Allora, cercherò di essere brevissimo, però è necessaria una digressione storica. Fino al 1968, anno in cui Thomas Schelling, che avrebbe poi vinto il premio Nobel nel 2000, un economista che avrebbe vinto il premio Nobel nel 2005, esistevano sostanzialmente due approcci. Gli economisti pensavano esistessero solo due approcci per valutare economicamente quanto valesse una vita. Il primo era un approccio che si basava sul concetto di capitale umano, e sostanzialmente alcuni economisti sostenevano che il valore di una vita dovesse essere calcolato sulla base di quanto una persona guadagnasse sul mercato del lavoro. E un secondo approccio invece diceva: no, gli economisti non possono occuparsi di questo tema perché è una questione politica o etico-morale, e quindi deve essere delegata al decisore politico. Ovviamente entrambi questi due approcci avevano molti problemi. Il primo ha ovviamente un enorme problema etico. Oggi mi auguro che per nessun economista sarebbe accettabile valutare il valore di una vita sulla base del salario che una persona guadagna. E il secondo, in qualche modo, era inutile per dare informazioni ai politici su quando chiudere o non chiudere. Va bene. Diciamo, in questo contesto, vorrei brevemente descrivere un episodio che prelude alla soluzione proposta
da Thomas Schelling nel 68. Negli anni 50 la RAND Corporation, in piena all'inizio, agli albori della guerra fredda, aveva avuto un compito dall'aviazione americana di valutare un attacco all'Unione Sovietica e sostanzialmente in uno studio, provo a tagliare perché forse non è centralissimo l'argomento, la RAND Corporation aveva sostanzialmente prodotto un report nel quale diciamo, l'attacco ottimo utilizzava delle tecniche di ricerca operativa, che è la branca ma della matematica che si occupa di ottimizzazione. In questo rapporto la RAND consigliava di attaccare l'Unione Sovietica prima con degli aerei a elica poco costosi e molto vulnerabili, in modo da minimizzare i costi e distrarre le difese aeree sovietiche, e poi attaccare con delle bombe nucleari. Cioè, nonostante questo approccio avesse elevate perdite umane, secondo la RAND Corporation era ottimo dal punto di vista dell'analisi costi-benefici. In questa analisi però non considerava, proprio perché gli economisti non sapevano come considerarla, non considerava i costi umani di un'azione di questo tipo. E ovviamente l'aviazione americana non fu molto contenta di questo rapporto, tanto che costrinse la RAND Corporation in qualche modo a ritirare questo rapporto, e uno degli effetti positivi di questo che potremmo chiamare un fallimento epico della RAND Corporation fu quella di assumere degli economisti per studiare il problema. E qui entra in gioco Thomas Schelling, il premio Nobel di cui vi parlavo prima, che in un articolo del 1968 molto famoso chiarì in maniera inequivoca che l'obiettivo del suo studio non era quello di assegnare il valore economico ad una vita, perché questo era impossibile per un economista, ma quello che un economista poteva fare con le analisi tipiche dell'economia era quello di attribuire un valore economico a una piccola riduzione del rischio di morte, che è una cosa molto diversa di attribuire un valore economico a una vita. E la soluzione di Schelling fu: per chi doveva essere la persona in grado di attribuire questo valore a una piccola riduzione del rischio di morte individuale? Ma gli economisti in genere applicano il cosiddetto individualismo metodologico, e quindi per Thomas Schelling non poteva che essere il singolo individuo che potrebbe correre questo rischio di morte a dover attribuire un valore a una piccola riduzione del rischio di morte. Si pose ovviamente il problema di come calcolare questo valore, e sempre applicando l'individualista, Schelling disse: ma possiamo chiedere alle persone quanto sono disposte a pagare per una piccola riduzione del loro rischio di morte, oppure, e questa ormai è la tecnica utilizzata in gran parte dall'amministrazione americana per arrivare a quei 14,5 milioni di euro di cui vi parlavo prima, è possibile osservare le scelte degli individui in situazioni di mercato. In particolare sul mercato del lavoro ci sono delle occupazioni che hanno un rischio di morte bassissimo, quasi nullo, e invece ci sono delle occupazioni che per esempio prevedono spostamenti in automobile che hanno dei rischi di morte più alti. Allora, gli economisti di solito confrontano il salario di questi due tipi di occupazione e arrivano ad una stima che forse è preferibile rispetto a quella delle indagini, perché a volte per gli individui che rispondono a delle indagini è difficile ragionare in termini di piccole riduzioni quando si tratta di probabilità molto piccole. Provo a farvi un esempio che secondo me è utile per la discussione in corso. Cosa significa, per esempio, immaginiamo che, ed è un esempio molto realistico, che l'amministrazione pubblica, in questo caso l'amministrazione americana che usa questa tecnica, dovesse valutare l'introduzione di un dispositivo di sicurezza stradale, che ovviamente è un costo, dovesse valutare il beneficio in termini di valore statistico di vita per questo dispositivo di sicurezza stradale, e fosse in grado di calcolare che questo dispositivo di sicurezza stradale è in grado di diminuire il numero un decesso ogni 100.000 automobilisti. Quindi è in grado di diminuire il rischio di morte individuale dello 0,0001. Adesso è persino difficile elencare gli zeri, ecco perché le indagini a volte non sono molto utili per misurare il valore individuale della riduzione del rischio individuale. Però questo significa sostanzialmente che se mettiamo insieme 100.000 persone, significa che dobbiamo mettere insieme 100.000 persone per accumulare una vita statistica.
Ecco, se ciascuno è disposto a pagare, o perché lo dice in un'indagine, o perché lo rivela attraverso le sue scelte lavorative, di pagare 100 euro per questa riduzione, cioè per ridurre il suo rischio di vita dello 0,00001, se è disposto a pagare 100 euro, allora la collettività è disposta, moltiplicando questi 100 euro per tutti gli automobilisti che vedrebbero ridotto il rischio di vita, circa 10 milioni di euro per vita statistica. Questo significa il valore di una vita statistica, non è il valore di una vita, ma è il valore collettivo di questi, diciamo, di questi 100.000 individui, che ciascuno dei quali è disposto a pagare 100 euro per ridurre di questa quantità molto molto piccola, quasi difficile da comprendere dal punto di vista cognitivo, del rischio individuale di morte. Ecco, se è chiaro questo concetto, e spero sia chiaro, come, diciamo, cerchiamo di, come possiamo, è utile questo concetto oggi? Cioè, quali sono i problemi di applicare, questa metodologia che, ripeto, arriva non al valore di 10 milioni di euro, ma al valore di 9 milioni per gli anziani? È utile questo concetto oggi ai tempi del Covid? Allora, ci sono, secondo me, almeno 5 problemi. Li accenno brevemente, credo che siano sufficienti per dire che forse non è molto utile. Allora, prima di tutto perché il Covid, soprattutto per certe categorie di popolazione, pone un rischio di morte relativamente alto e quindi l'approccio di Schelling non è applicabile quando il rischio di morire non è dello 0,0001% individuale, ma per alcune categorie è di punti percentuali. Secondo, a quale popolazione si riferisce? I 14,5 milioni, che diventano 9 nel caso degli anziani, secondo Zingales, a una determinata popolazione, si riferisce alla popolazione diciamo, tipicamente dei giovani maschi, adulti in età di lavoro. Nel caso del Covid, forse non potremmo applicare questa valutazione del valore statistico di una vita alla popolazione più esposta. In terzo luogo, questo è una valutazione della diminuzione del rischio di una morte istantanea, per esempio attraverso un incidente stradale. Nel caso del Covid sappiamo bene che, cioè, il rischio non è semplicemente quello di morire istantaneamente, ma di ammalarsi, soffrire probabilmente e morire in maniera atroce, come spesso succede. In quarto luogo, è davvero, come sembra sostenere Feltri, più basso per gli anziani il valore individuale. Qui, diciamo, la letteratura non è univoca. Da un lato è possibile considerare che effettivamente gli anziani, avendo meno anni davanti, sarebbero disposti per ogni anno, per ogni riduzione annuale di probabilità di morte, sarebbero disposti a pagare un po' meno, ma forse gli anni che rimangono di una vita danno un valore economico più alto. Quindi non è ovvio che questo 14,5 milioni sia applicabile agli anziani. E infine, e forse questo è l'aspetto più importante a mio modo di vedere, si tratterebbe in questo caso, nel caso del Covid, non di vite statistiche, cioè non di piccole riduzioni, ma di vite identificabili di determinate persone. Sia ieri che durante l'ultima occasione in cui ho avuto modo di parlare con voi, si è fatto l'esempio dei ventilatori. È ovvio che per nessuna ragione al mondo sarebbe lecito valutare il valore del ventilatore per la disponibilità a pagare di ciascun individuo identificabile. E quindi, diciamo, quando non si tratta di vite statistiche, ma di vite identificabili, bisognerebbe andarci molto, molto cauti. Per tutte queste ragioni, per tutte queste 5 ragioni, se le mettiamo insieme, il valore statistico di una vita probabilmente sottostima il valore economico che dovremmo dare a una vita in un periodo come questo. E quindi, a mio modo di vedere, il valore di una vita è uno strumento utile in alcuni contesti, come quello del dispositivo stradale o in alcuni casi per valutare i benefici della diminuzione dell'inquinamento, ma non per valutare le misure di contenimento al Covid. E quindi sarebbe molto più utile, e mi auguro che in questo momento, anche in questi giorni, che si sta riproponendo la questione se chiudere o non chiudere, se restringere o non restringere le misure alla mobilità, invece di fare un trade-off tra vite e dollari, tra vite ed euro, nel caso dell'Italia, sarebbe molto più utile provare a concentrarsi su un altro tipo di trade-off, che è quello, da un lato, del contenere la diffusione per non mettere il sistema sanitario sotto pressione, e dall'altro provare a valutare qual è la tolleranza
della popolazione, di alcune categorie della popolazione, anche economica, perché no, ad alcune misure di contenimento. Quindi, diciamo, per certi versi, concludo. Può concludere, professore, per Certo, favore. concludo. Quindi, diciamo, il mio punto è che il valore statistico di una vita è un concetto molto utile in alcuni contesti e spero di avervi dato un'intuizione del come può essere utilizzato in alcuni ambiti, anche dalla pubblica amministrazione italiana, quando deve, per esempio, decidere se introdurre un dispositivo salvavita in determinati contesti, che diminuisce di poco la probabilità individuale di rimozione, ma non è assolutamente utile, a mio modo di vedere, per valutare i benefici economici delle restrizioni in tempo di Covid. Grazie professore per la sua relazione che introduce degli elementi di grande novità, almeno per un auditorio come il nostro che non è abituato a ragionare su questi termini. Passo la parola al professor Mori per dirigere il dibattito qualora qualcuno voglia fare qualche osservazione su questi interventi. Pronto? No, più che interventi, se c'è qualche domanda che brucia su questi due interventi iniziali, la possiamo accettare, altrimenti passiamo agli altri interventi programmati e facciamo la discussione finale alla fine. Direi che comunque se invece ci sono chiarimenti o cose specifiche da fare sulle relazioni, le facciamo subito. Rispetto a Prego. questo, per incentivare qualche domanda che brucia, come ha detto il professor Mori, io purtroppo non sono sicuro di riuscire a rimanere fino alla fine, quindi se ci fosse qualche domanda sul mio intervento, vi prego di farlo adesso e mi scuso in anticipo se dovrò andare via prima del... Io ho una domanda che brucia. Più Perfetto, allora lo sentiamo, Mario, che prego. una domanda, nel ringraziare il professor Ciro Slabini, che infatti, come ha detto, come è stato già detto, introduce per noi un argomento nuovissimo, cioè l'introduzione dell'economia negli aspetti etici, che non so che non è nuova, ma è nuova per noi. Io ho fatto un lavoro estremamente materiale e volgare mentre lei, professore, parlava, mentre tu parlavi, se ci diamo del tu, ho calcolato i morti fino in Italia che ci sono avvenuti per il valore statistico di una vita. So che a questo punto la tua relazione dice esattamente di non farlo, però non sono riuscito a trattenermi dal farlo e ho visto che anche volendo farci, come tu ci indicavi, una certa tara, no? Sulla morte, sul valore statistico della vita, perché so che è un ragionamento che non deve sembrare cinico, però il calcolo fatto negli Stati Uniti era su forse una vita attiva, no? Visto che i nostri primi morti, la prima ondata, erano tutti forse ai limiti della vita attiva, adesso questa seconda ondata purtroppo no, sono pazienti che stanno morendo con attacche molto attive, cioè mio coetanei, quindi giovanissimi. Io ho calcolato i 36.000 morti per i 6 milioni, ho fatto 6 milioni o 9 milioni. E qui andiamo a parlare di 215 miliardi o 324 miliardi di danni. È un calcolo, è il conto della serva. È completamente sbagliato, cioè completamente inapplicabile, completamente fuori luogo, o possiamo dire che questi primi 36 morti, che non attesi da un certo punto di vista, hanno un peso sull'economia reale? Posso rispondere ora? No. Allora, è un conto che ovviamente si può fare. Diciamo, il conto che fa Zingales e che secondo me aveva un po' lo stesso obiettivo del conto che fai tu, Mario, è quello di capire qual è la differenza di scenario con delle misure o senza misure. In Italia le abbiamo adottate, quindi avremmo bisogno, per valutare l'impatto economico delle misure che abbiamo dettate, abbiamo bisogno di una stima di cosa sarebbe successo, di quanti morti ci sarebbero stati se non le avessimo adottate, e a quel punto, su questa differenza, avremmo potuto applicare, secondo me per difetto, e la mia raccomandazione effettivamente era di farlo con molta cautela, i 9 milioni di euro che di solito l'amministrazione americana usa per gli anziani.
Quindi diciamo manca, ovviamente possiamo farlo anche a regime per avere un'idea di quanto è costata, non le misure, ma di quanto è costata diciamo, in termini economici l'epidemia di Covid. Ovviamente questo, se ce lo facciamo per questo motivo, dobbiamo aggiungere a questo numero tutti i danni economici che ci sono stati. Non so se sono stato chiaro. Sì, no, beh, chiarissimo, ripeto, anche perché sta diffondendosi, sta iniziando a diffondersi sulla base di quanti sono i morti rispetto alla popolazione, di quanti sarebbero i morti attesi, altri aspetti, che tutto sommato potrebbe anche non valere la pena curare dal punto di vista economico tutti, cioè che vale maggiormente, potrebbe valere la pena, no? Ovviamente il discorso è un po' tirato, è un po' provocatorio, cioè che in pratica è quanto stiamo facendo per poter limitare alcune morti è superiore dal punto di vista economico. Tradotto, il ristoratore che dice chiudete me alle 20 di sera per risparmiare la mia chiusura fa un danno economico elevatissimo rispetto a un danno umano incalcolabile se vogliamo parlare di vita umana, ma però dal punto di vista economico molto, molto minore, perché qui si, appunto, ripeto, io ho fatto il calcolo per 6 milioni per ogni vita persa, sono 216 miliardi di danno, che neanche tutto il MES, tutto i supporti europei potrebbero, forse più quanto è stato speso per cercare di frenare queste morti. So che il mio ragionamento può sembrare estremamente cinico, estremamente freddo. Fai conto che ti faccio l'esempio del mio modestissimo reparto di rianimazione a 4-5 posti letto, divenuti 12. Noi abbiamo triplicato i nostri costi. Cioè, in pratica, io ho speso 3 volte tanto in 9 mesi, e in ordine di sono arrivato a spendere quasi 2 milioni e mezzo in 8 mesi di costi per il mio reparto, ne spenderemo 800.000. No, ma su questo, secondo me, non ci sono, diciamo, non ci sono dubbi. Prima dell'inizio del convegno di oggi, credo che Luca Lo Sapio dicesse una cosa giustissima. Cioè, bisogna oggi prendere a prestito dei soldi, ovviamente non potremo farlo per sempre, costa molto poco, persino all'Italia, persino a un paese che ha un debito pubblico così alto. Quindi non c'è dubbio che, diciamo, a mio avviso, ovviamente, bisogna evitare questo trade-off tra vite umane e soldi, per le ragioni che spero di aver spiegato nel mio intervento, e compensare sia il sistema sanitario per le spese, sia le categorie che obblighiamo a rimanere chiuse per i danni economici che avrebbero. Quindi, cioè, un approccio dovrebbe essere questo, piuttosto che focalizzarci sul trade-off vite umane soldi. Insomma, è la mia idea. Bene, grazie. Ci sono altre domande che bruciano su questo Io tema? volevo chiedere al professore se il suo ragionamento, quello che ci ha fatto vedere, si può utilizzare per capire meglio cosa indica la Società Svizzera di Medicina Intensiva. La Società Svizzera ha dato ha stilato un protocollo e delle indicazioni ben precise sul fatto che i soggetti di età superiore a 85 anni non devono essere ricoverati in terapia intensiva, e così quelli che hanno più di 75 anni se hanno più patologie. Quindi queste indicazioni così, diciamo, stringenti possono essere sostenuti dal ragionamento del valore della vita che ci ha fatto vedere, possono essere giusti. Ecco, questo. No, no, a mio avviso no, non conosco il documento svizzero, lo leggerò volentieri, lo cercherò, ma a mio avviso lì il ragionamento è molto diverso, perché lì il trade-off è tra, diciamo, salvare vite diverse, e questo è un problema completamente diverso nella sua natura, è più simile al problema delle raccomandazioni della SIALTI che ho provato a discutere qualche giorno fa e che secondo me, sul quale condivido completamente il giudizio
di Lucia Craxi, che mi sembrano delle raccomandazioni utilissime, ma forse un po' affrettate, perché potevano strategicamente evitare di affrontare alcune questioni come quella legata alla fissazione di alcuni anni di vita fissi, e quindi di adottare un sistema a punti o un sistema riserve. Però è un problema leggermente diverso, a mio avviso, perché lì il trade-off non è tra soldi e vite, lì il trade-off è tra quali vite immediatamente, di quali gruppi, e questo ovviamente è tutto un altro problema dal punto di vista concettuale. Altre domande? Scusate, ho usato spesso l'espressione trade-off perché gli economisti italiani non riescono a trovare un analogo in italiano, ma vorrei che fosse chiaro quello che significa. Un trade-off è quando dobbiamo rinunciare a qualcosa per avere qualcos'altro. Il trade-off tra soldi e vite è a quanti euro dobbiamo rinunciare per salvare una vita. Oppure quindi utilizziamo questa parola inglese, ma che è una parola semplicissima, significa appunto confronto a quanto dobbiamo rinunciare per avere qualcos'altro. Perfetto. Altre domande? Benissimo, allora ne avrei una io per Doriana Doro, mi pare che avesse alzato la mano. Sì, no, sì, brevemente, mi sentite? Sì. Un'osservazione su queste politiche pubbliche basate sull'analisi costi e benefici, in quanto il contesto attuale chiaramente ha stravolto sia l'assetto economico, la vita in sé. Considerarla sotto questo aspetto, e c'era semplicemente una mia osservazione, appunto, perché è la vita in sé a livello etico che è stata stravolta, non so se mi sono spiegata, e quindi basarsi su cioè considerare queste politiche pubbliche sull'analisi costi e benefici adesso nel contesto attuale non mi è tanto chiaro quali costi e quali benefici siano presi in considerazione in una situazione emergenziale tale. Abbiamo capito, la ringrazio, però sì. Probabilmente l'economista ha dei parametri definiti, sì, certo. Se lei ci mette l'aspetto etico, allora il discorso si apre, ma sì. Chiudo qui la discussione su questione Silos Labini, perché poi abbiamo altre cose, se riuscirà a star con noi magari torniamo successivamente, in ogni caso lo ringrazio per questo. Io avevo delle domande al dottor Ghio, ma siccome lui può rimanere gliele poi formuliamo più avanti, e quindi passo alla presentazione dei prossimi contributi programmati, primo dei quali è di Alessandro Negroni, a cui ha 10 minuti per presentare la tesi. Prego, Negroni. Mi sentite? Adesso sì, prima no. Sì, allora tengo il video spento perché forse la rete non funziona. Sarò brevissimo. Io parlo di sovranità sul proprio corpo e di eutanasia. Io penso che la sentenza sul caso di DJ Fabo sia proprio espressione dell'affermarsi graduale di tale sovranità sul proprio corpo, così come anche l'eutanasia in generale. Sovranità come diritto di disporre di se stessi, che può ritenersi fondato non solo sul diritto alla salute come diritto di libertà, ma anche sulla libertà personale come autodeterminazione. D'altra parte, la Corte Costituzionale ha più volte affermato, insomma, l'idea che nella libertà personale sia postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo. È la 471 del 90, questo che ho citato. Ma anche nella famosa sentenza della Corte Costituzionale 438 del 2008, quella che come dire, esprime l'idea che il consenso informato sia un principio costituzionale, appare il diritto all'autodeterminazione come diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla salute. Possiamo dire, diciamo, che il diritto all'autodeterminazione costituisca un generale principio di libertà in relazione alle scelte sul proprio corpo.
Ma la sovranità sul proprio corpo, diciamo, questo diritto di autodeterminazione, trova spazio anche nella sentenza sul caso di J. Favo. Ricordiamo che, appunto, è proprio la libertà di autodeterminazione nella scelta dei trattamenti sanitari che giunge a comprendere la possibilità per il paziente di scegliere terapie che ne cagionino la morte, sia pur, come sappiamo bene, a determinate condizioni, con determinate procedure. Ma l'importanza di affermare la sovranità sul proprio corpo, a mio parere, è anche, come dire, il frutto del collocarci in una prospettiva liberale, perché in fondo la libertà, la dottrina morale del liberalismo, la dottrina politica del liberalismo affermano la centralità della libertà e che in fondo lo Stato, il compito dello Stato è quello di garantire una maggiore sfera di libertà possibile all'individuo, quindi maggiore libertà possibile. Vi è poi un terzo punto, brevissimo, ancora qualche minuto, per cui secondo me l'affermazione della sovranità sul proprio corpo è fondamentale, perché oggi, insomma, nell'era della rivoluzione biomedica, noi sappiamo che la medicina ha un potere di controllo, di presa sul corpo che è sconosciuta. Oggi forse proprio questo, come potremmo chiamarlo, potere biomedico, in qualche misura è pericolo per la libertà. Non si tratta tuttavia di affermare il diritto di morire. La sovranità sul proprio corpo non è, a me pare, il diritto di morire, che, come diceva giustamente il magistrato Ghio, non c'è nel nostro ordinamento, non è riconosciuto come diritto. Ma qui c'è il diritto a non vedersi espropriati dal proprio corpo, perché è questo ciò che accade, cioè l'alternativa alla sovranità sul proprio corpo, io penso, un po' così semplicisticamente, permettetemi, l'alternativa è lasciare che il corpo del cittadino venga, come dire, espropriato, la biomedicina prenda possesso di questo corpo. In un contesto in cui il sapere medico, come sta dimostrando l'epidemia, pandemia di Covid-19, come dire, ha la capacità di dissolvere le libertà costituzionali. Cioè noi siamo in grado di adottare misure come il confinamento generale della popolazione nelle case, una sorta di arresto domiciliare, appellandoci al sapere medico, insomma, che quindi ha una potenza non solo tecnica, ma anche di convincimento, come peraltro intuito da studiosi come Zola già negli anni 70, insomma. Grazie, chiudo, spero nei tempi, ecco, vi ringrazio per l'attenzione, ecco, grazie. Grazie Alessandro, Grazie, professore, grazie. fin troppo breve, la ringrazio Ah, davvero addirittura. della stringatezza che consentirà agli altri. Io faccio subito un'obiezione, ma lei se la senta perché prima l'ha già detto anche il dottor Ghio, lei sostanzialmente parlando della sovranità sul proprio corpo, dice che uno ha anche la sovranità sulla propria vita. E Esattamente. quindi, l'ho già capito, e quindi direbbe che la libertà di morire è senza vincoli, che invece mi pare non sia la posizione della Corte No, 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 Costituzionale, ma chiaro, no, la Corte. non voglio entrare, ho già No, capito no, non è che la lei posizione della propone. Corte, no, no. La Corte, ho detto, è in cammino, forse, quella è una sentenza che io ho detto, per me è una tappa dell'affermazione di quella sovranità, ma ho ben chiaro che non è la posizione della Corte. La posizione, però, è la posizione che, a mio avviso, il nostro ordinamento e, come dire, la considerazione del contesto morale e politico. No, no, mi permetta se poi però non continuiamo il dialogo tra noi. Siccome lei ha fatto riferimento a un'altra sentenza della Corte Costituzionale, se non sbaglio, se ben ricordo, del 90, no? Quella Sì, sulla sì, sì, sì. sovranità del proprio corpo, in qualche misura dovrebbe già essere nelle corde e nelle catene della Corte Costituzionale stessa. Ma chiudo il discorso qui, poi avremo modo di fare ulteriori domande specifiche e con grande piacere do la parola. Allora, mi sono dimenticato di dire prima che all'Università di Genova. E adesso invece abbiamo Annalisa Righini e Stefano Palladino che sono colleghi al foro di Terme. Alessandria, ecco, abbiamo sbagliato. Alessandria sono
colleghi, nel senso colleghi nella consulta di bioetica, perché collaborano, partecipano alle nostre attività sia a Novi che a Torino. Prego, Stefano Palladino, parla anche per la collega o parla per... È presente, no, ci sono, ci siamo, ma entrambi, intervengo dopo, ci siamo divisi. Un po' defilata, ma c'è. Ci siamo divisi i compiti. Perfetto. Grazie professore. Avete 10-12 minuti, visto che siete in due, ecco, 12-15. Cioè, cerchiamo di essere veloci. Siamo qui forse per ragioni di simpatia e non siamo certamente giuristi. Abbiamo allora cercato di utilizzare, di leggere questa sentenza nel modo che ci è più congeniale, cioè come uno strumento operativo di trarre delle indicazioni e di vedere quanto riuscivamo a capirla. Spero che questa prospettiva sia utile forse anche per voi per comprendere quanto dei ragionamenti complessi, interessantissimi che fate poi può arrivare nella prassi. Per leggere questa sentenza probabilmente, anzi secondo me sicuramente, è importante esaminare il primo aspetto che la Corte ha affrontato, che è quello della negazione del diritto a morire. Secondo me questa sentenza da questo punto di vista è un po' un'occasione mancata, non perché non siano stati accolti gli spunti che venivano dal giudice remittente, che la difesa Cappato ha poi anche sostenuto, cioè i richiami all'articolo 2 della Costituzione, all'articolo 2.8 della CEDU, al caso Pretti UK e via dicendo, ma perché mi pare che la confutazione sia stata forse un po' sbrigativa, cioè mi pare che in questo caso la lettura della Costituzione sia una lettura storica e non di quel diritto vivente che in altre occasioni la Corte ha richiamato. Resta sostanzialmente il diritto alla vita un diritto indisponibile sul quale lo Stato continua ad esercitare quantomeno una vigilanza e quindi non c'è un diritto a morire. Credo che questa prospettiva diventi interessante nel momento in cui andiamo a interpretare le condizioni che la Corte individua come elementi necessari perché operi la scriminante da responsabilità penale. Io quando ho letto il primo, io mi occuperò dei primi due, poi gli altri li affronta la collega, quando ho letto il primo, cioè che ci sia una malattia irreversibile, ho detto, beh, questo è facile, è un concetto che è relativamente semplice. In realtà poi, leggendo, chiedendomi cosa sia malattia e quando sia irreversibile, ho cominciato ad avere dei problemi. Noi in italiano usiamo, ho letto, l'espressione malattia indifferentemente per individuare la valutazione oggettiva medica scientifica, la valutazione soggettiva del malato e anche l'opinione collettiva di cosa sia malattia. In inglese, ad esempio, ci sono tre vocaboli diversi che sono disease per la malattia vista dal medico, illness per la percezione che ha il malato e sickness per la percezione collettiva di uno stato patologico. Ora mi chiedo se in questa valutazione e soprattutto sulla irreversibilità davvero debba considerarsi, come a me pare, soltanto la valutazione oggettiva, cioè solo il disease, o invece se si debba tenere conto anche dell'opinione che può avere il paziente circa la propria malattia. Quanto poi a capire che cosa sia malattia irreversibile, la vita davvero si può complicare parecchio, perché intanto non ci sono riferimenti normativi giurisprudenziali certi, ne ho trovati alcuni solo riferiti al diritto del lavoro, insomma alla malattia per la quale non è necessario arrivare al termine di comporto per licenziare il dipendente. È una malattia irreversibile quella che non ha strumenti di cura, direi, che consentono quantomeno un regresso, un miglioramento delle condizioni di salute. Però si pone il problema, credo, del progresso scientifico, medico-scientifico, e questo problema si pone ancora di più ora che abbiamo non una valutazione ex post di questi requisiti, come è stata fatta nei casi di J. Fabo e della sentenza del Tribunale di Massa, ma abbiamo un vero e proprio procedimento di valutazione che la Corte Costituzionale delinea e che ci impone di seguire, che avrà anche dei tempi, diversi soggetti coinvolti, credo anche delle difficoltà probabilmente, degli intoppi, cioè io mi immagino che il medico, che è
naturale alleato del paziente si troverà in quel, facilmente in quel dilemma cui accennava ieri il dottor Orlando, cioè la difficoltà di sostenere il paziente ma anche di evidenziare tutti quegli aspetti oggettivi che potrebbero essere in contrasto col paziente. Questo sotto il guardiano che individua la corte, che dovrebbe essere il comitato etico territoriale, che dovrebbe invece probabilmente essere sostenitore di quella visione pubblica, collettiva della morte, alla quale si contrappone, credo, la volontà del paziente. Quindi credo non sarà affatto semplice. Questo problema si ripropone poi, se andiamo a vedere il secondo requisito che la Corte individua, e cioè quando la Corte ci dice testualmente che sia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che trova assolutamente intollerabili. Qui sembra esserci una visione soggettiva, cioè torniamo a dover valutare se esista un diritto alla morte, e qui è il paziente che dice io non ce la faccio. Segnalo ancora su questo punto, forse non è così rilevante, ma nel leggere la sentenza, mentre all'inizio della parte emotiva è chiaramente detto che trova assolutamente intollerabili, subito prima del dispositivo invece la sentenza si limita a richiamare l'esistenza di sofferenze fisiche o psicologiche, quindi non dal punto di vista soggettivo del paziente, ma sembrerebbe in una valutazione molto più oggettiva. Ci vorrebbe molto più tempo, mi fermo qui per non togliere spazio alla collega. Dico solo che probabilmente, almeno secondo me, questa sentenza è un punto di partenza, ma restano tantissimi problemi pratici e operativi che dovranno essere affrontati. Cedo il posto, vi ringrazio, cedo il posto ad Annalisa. Buongiorno a tutti, chiaramente un ringraziamento breve ma intenso al professor Mori e a Orlando, ormai un caro amico che ci invitano spesso alle loro riunioni e noi quando possiamo interveniamo sempre con molto piacere. Mi ricollego alla chiusura che ha appena esposto Stefano, nel senso che nel momento proprio in cui noi siamo andati a affrontare questa lettura condivisa della sentenza, ci siamo resi conto che sicuramente è una tappa in quel percorso globale che ieri il professor Donatelli ci ha illustrato dicendo che dal 2017, che potrebbe essere l'anno in cui veramente individuiamo il passaggio da un blocco politico-sociale che non affrontava o non voleva affrontare questi discorsi, abbiamo avuto un'evoluzione in positivo e da lì si è appunto partiti. Sicuramente la sentenza della Consulta interviene in questo percorso e segna una tappa fondamentale. Allo stesso modo però dà, se vogliamo, una prima lettura entusiastica in questi termini. Abbiamo visto che ci sono degli aspetti che si riflettono poi nella prassi applicativa, nella probabile prassi applicativa a cui andremo incontro, un po' più problematici, che ci fanno ritenere doveroso affrontare l'interpretazione con più cautela. Rispetto ad esempio alla terza condizione, visto che le prime due sono già state sapientemente analizzate da Stefano, i dubbi e le perplessità sono sorte nel momento in cui si va a interpretare l'indicazione del trattamento di sostegno vitale. Cosa intendiamo? In questo devo dire che la lettura della sentenza della Corte d'Assise di Massa sul caso Trentini in qualche modo ha un po' dipanato le nubi e, se vogliamo, ha messo un ulteriore tassello nel chiarimento di questa definizione, perché a volerla applicare in maniera rigorosa, cioè quindi con riferimento alla legge 219, si potrebbe correre, si potrebbe trovare di fronte a un elevato rischio di discriminazione nei confronti di quei pazienti che, seppur affetti afflitti da patologie irreversibili e fonti di indicibili, per citare le parole della Corte, sofferenze, non abbisognino di trattamenti di sostegno vitale intesi come l'attaccamento alle macchine.
perché appunto nel cercare un po' di commenti che chiarissero anche a me questo concetto, ci si trova spesso e volentieri di fronte a una definizione che un po' circoscrive l'ambito alle cosiddette NIA, quindi i trattamenti di nutrizione, idratazione artificiale e di ventilazione meccanica, quindi facendo un riferimento diretto alla presenza di una procedura meccanizzata di o ventilazione o di somministrazione, peraltro di composti di tipo chimico, se mi correggano i medici che ci sono, perché questo non è proprio il mio ambito. Nella sentenza invece di massa, e secondo me la soluzione, o comunque la conclusione è condivisibile, il giudice, il collegio ha ritenuto che fosse adattabile l'interpretazione anche a tutti quei casi in cui vi sia una dipendenza da qualcosa, quindi una macchina, o da qualcuno, quindi da un medico, un paramedico, un familiare, e questa dipendenza abbia un collegamento funzionale alla sopravvivenza del paziente. In questo modo si potrebbe effettivamente evitare il rischio di discriminazioni. L'interrogativo che io mi pongo è: a questo punto manteniamo un'interpretazione estensiva e quindi andiamo sul solco della sentenza di massa, che ha analogicamente esteso la definizione anche a questi trattamenti, o addirittura forse, e questo però è un interrogativo che rimane e a cui io non posso né voglio dare risposta, capire se il legislatore debba intervenire addirittura eliminando questo passaggio e questa condizione. Queste sono, diciamo, le perplessità e le riflessioni sulla terza condizione. Sulla quarta e ultima condizione, che la sentenza enuclea, invece i dubbi riguardano non tanto la necessità che venga verificata la volontà del paziente, che deve essere chiaramente consapevole e informata, proprio per validarne la richiesta, quanto il passaggio in cui la sentenza, e leggo perché così non mi sbaglio, dice il è necessario e lo individua come un prerequisito, quindi addirittura quasi una quinta condizione da mettere all'inizio della lista, in cui dice il coinvolgimento è necessario, un coinvolgimento in un percorso di cure palliative che costituisce infatti un prerequisito della scelta in seguito di qualsiasi percorso alternativa da parte del paziente. Ora, io mi sono posta questa domanda. Coinvolgimento, cosa intendiamo per coinvolgimento? Nel senso che temo che lasciare il medico, che poi è l'unico soggetto a cui è demandata la prima verifica, perché i comitati territoriali intervengono poi in un successivo momento, però lasciare il medico da solo e quindi senza dei criteri che definiscano l'ambito di questo coinvolgimento è rischioso sia per il medico che poi per il paziente stesso, perché poi nel momento in cui vi è molta discrezionalità veramente si rischia che si commettano degli errori. E allora forse sarebbe opportuno che anche su questo il legislatore intervenisse a dare una cornice entro la quale questo coinvolgimento venga disciplinato. E vedo il professor Mori, quindi capisco che devo chiudere. No, deve concludere il pensiero, ma... No, ma è concluso, nel senso che il pensiero si conclude esattamente come è iniziato, cioè è vero che la consulta, permettetemi un po' la metafora calcistica, è intervenuta un po' a gamba tesa su un legislatore pigro e ne siamo tutti, credo, soddisfatti. Allo stesso modo non cantiamo vittoria perché è solo davvero un primo passo e si impongono riflessioni e rimodulazioni di queste condizioni, a nostro avviso, e non siamo dei semplici avvocati, non ci vogliamo elevare al rango di giuristi autorevoli ed affermati. E chiudo. Come osservazione, così a caldo, questo vale anche... Ghio,
la consulta, qui noi siamo in un'associazione che si chiama Consulta di Bioetica, lo so che sì, si solito chiamare consulta. No, quando noi giuristi ci riferiamo alla consulta, ci riferiamo alla Corte Costituzionale. Lo so benissimo, e c'è tutta una storia anche dietro il nostro nome. E tutto questo era solo per precisare che sì, assolutamente. L'altra questione è così, l'osservazione di quest'idea che se si hanno norme precise allora si evitano danni, mentre se si hanno norme discrezionali no, allora ci sono il rischio di errore. Può darsi che funzioni in alcuni campi. Prima abbiamo chiuso un'assemblea associativa e ci sono i passaggi quasi notarili in cui la precisione può portare in quello, ma in altri ambiti, ad esempio probabilmente Alessandro Negroni direbbe ma ci mancherebbe, più discrezionalità c'è e meno leggi ci sono, meno errori si fanno, anzi sono le leggi che fanno danni. Sì, però, devo dire che la rimandiamo dopo la discussione. Sì, mi scuso se do la parola ad Alessio Vaccari, che è dell'Università di Roma La Sapienza, e ha una decina di minuti, 12 minuti per presentare la sua tesi. Prego. Sì, cercherò di stare nei 10 minuti. Allora, io oggi volevo fare due brevi osservazioni sulla l'ordinanza 207 del 2018 e sulla sentenza 242 del 2019. Osservazioni che con le quali vorrei mettere in luce due aspetti che riguardano il modo di procedere della Corte Costituzionale rispetto a questi temi sensibili come la tutela dei diritti. Allora, il primo, lo anticipo, è che è stato già detto, ma insomma io vorrei sottolinearlo, che sia l'ordinanza che poi la sentenza testimoniano un nuovo atteggiamento della Corte Costituzionale, un atteggiamento interventista importante della Corte Costituzionale in relazione alla tutela dei diritti e quindi su questioni eticamente sensibili. Una seconda linea riguarda invece la nozione di dignità personale. Secondo me la lettura combinata della sentenza e dell'ordinanza testimoniano la conferma di una certa linea della dottrina in materia, che sostiene che la nozione di dignità, in astratto, in Costituzione è una nozione priva di senso, quindi è una nozione che va, riempita di volta in volta di contenuti attraverso le disposizioni che si trovano in Costituzione. Allora, prima di, svolgere queste due considerazioni, permettetemi di ricordare, è stato fatto più volte nel corso di questo convegno, di ricordare il considerato in diritto, insomma il ragionamento e la motivazione del giudice rispetto a questa questione. Quindi ripercorro brevemente alcuni aspetti della in particolare dell'ordinanza 207 del 2018. Ricordo che in questa ordinanza il giudice remittente, cioè la Corte d'Assise di Milano, dubitava della legittimità costituzionale dell'articolo 580 del Codice Penale, che prevede il reato di istigazione o aiuto al suicidio, lo prevede sotto due profili.
che qui, diciamo, qui adesso non mi sto a dilungare su questo aspetto, ma diciamo il punto che poi è quello che recepisce il giudice costituzionale riguarda in particolare la critica del perimetro applicativo di questa disposizione. L'aiuto al suicidio anche in quei casi in cui questo aiuto non contribuisce a formare o a rafforzare il proposito della vittima. Come sappiamo, il giudice Quo chiede di rimuovere la fattispecie criminosa dell'aiuto al suicidio e quindi chiede, diciamo, sostanzialmente al giudice una pronuncia di carattere ablativo, secca, perché ritiene che questa fattispecie sia in contrasto con gli articoli 2, 13 e 117. Qual è, diciamo, la posizione della Corte? L'abbiamo già ricordato. La Corte rifiuta nella sua assolutezza questa tesi, cioè la tesi del giudice Quo, perché sostiene che l'incriminazione dell'aiuto al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la Costituzione. Qui la Corte fa, diciamo, un lungo argomento che mostra come l'incriminazione dell'aiuto al suicidio tout court non è contrario ai parametri indicati dal giudice remittente, quindi non è contrario in particolare all'articolo 2, all'articolo 13, all'articolo, non è in contrasto con l'articolo 8 della CEDU, eccetera, e su questi punti ovviamente non mi dilungo. E concludo, il giudice sostiene tuttavia che nonostante, diciamo, questa tesi, la tesi della Corte remittente nella sua assolutezza non può essere accettata, ci sono tuttavia delle situazioni che erano inimmaginabili nel momento in cui l'articolo 508, questa, diciamo, disposizione incriminata era stata pensata, che sono quelle nella quale ci sono soggetti che hanno, diciamo, le famose quattro caratteristiche che abbiamo già nominato, cioè che sono versano in una condizione di una patologia irreversibile, hanno sofferenze intollerabili, sono tenuti in vita con trattamenti di sostegno vitale e sono capaci di prendere decisioni libere e consapevoli. Ci sono casi in cui, ricorda la Corte, in cui queste persone, questi soggetti, in cui, diciamo, l'unica via per sottrarsi nel rispetto del proprio concetto di dignità personale ad un mantenimento artificiale della vita, l'unico modo per sottrarsi, dicevo, è attraverso l'assistenza di terzi. Può essere giustificato in base al riferimento all'articolo 32 della Costituzione. Ora, il giudice ricorda che che ci sono dei casi, diciamo, nei quali appunto c'è bisogno di assistenza ai terzi. Questi casi, diciamo, questa fattispecie non è disciplinata come è stato ricordato più volte, dalla legge 219 del 2017. E quindi al contrario, in questo caso vale il divieto dell'articolo 580. Ora il giudice conclude che, diciamo, perdonatemi se mi sono dilungato su questo aspetto, ma mi serve poi per introdurre la discussione che voglio fare sull'atteggiamento della Corte. La Corte sostiene che quindi questo divieto di aiuto al suicidio finisce per limitare la libertà di autodeterminazione del malato, ex articolo 2, 3 e 32. Quindi si produce in particolare, sostiene il giudice, una lesione nel principio di dignità umana, una lesione inoltre nel principio di ragionevolezza ed uguaglianza, perché questa situazione discrimina chi, come è stato, diciamo, già ricordato in particolare dal giudice Ghio, discrimina chi non è totalmente dipendente da, diciamo, respiratore artificiale e chi invece lo è.
qual è, diciamo, la posizione della Corte? La Corte, in merito a questo vulnus che riguarda i tre principi che ho enunciato, quindi diciamo la dignità personale, la ragionevolezza e la uguaglianza. Ora, la Corte chiarisce da subito che non può diciamo decidere attraverso una pronuncia di carattere ablativo, come era stato chiesto dal giudice remittente. Perché? È ovvio, perché diciamo in questo modo, cioè estromettendo dall'ambito applicativo la disposizione incriminata, si lascerebbe priva di tutela legale un ambito come quello di aiuto materiale, diciamo, suicidio pazienti, che è di altissima sensibilità etico-sociale. Quindi, diciamo, il giudice scarta la richiesta del, appunto, di carattere ablativo del giudice quo. Il giudice sostiene anche che non può fare una sentenza additiva, quindi, diciamo, non può intervenire direttamente depenalizzando, diciamo, l'aiuto al suicidio, seppur in certe circostanze, perché questo, diciamo, questa regolazione è suscettibile, investe, diciamo, diversi profili che richiedono dei bilanciamenti delicati che soltanto il Parlamento può operare. E quindi, diciamo, non rimarrebbe che, secondo, diciamo, la sua giurisprudenza passata, che dichiarare l'inammissibilità della questione. Ora però, e qui diciamo è l'elemento di novità di questa sentenza, la Corte sostiene che dichiarando l'inammissibilità, anche diciamo accompagnandola da una pronuncia con un monito al legislatore per intervenire, diciamo avrebbe un effetto comunque negativo, che è quello di lasciare questa normativa non conforme a Costituzione, diciamo lasciarla presente. Anche perché, come diciamo è ovvio, una possibile declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale sarebbe comunque successiva a un, diciamo, nuovo caso posto, diciamo, dal giudice a quo. Quindi, diciamo, sarebbe comunque qualcosa che avrebbe, nel caso in cui ci fosse appunto questo nuovo, diciamo, richiesta alla Corte Costituzionale, diciamo, passerebbe del tempo, e questo, diciamo, sarebbe in questa materia così sensibile, ragione la Corte, sarebbe qualcosa, diciamo, di estremamente grave. Quindi che cosa fa la Corte? Sì? Ci abbiamo alla conclusione. Ah, sì, ok. Perché sì. Quindi che cosa fa la Corte? Allora, la Corte accerta, diciamo, l'incostituzionalità, invita il legislatore a intervenire, però lo fa dandogli un termine ben preciso, ma non soltanto dandogli un termine, anche indicandogli la strada che deve percorrere. Infatti in questo caso si è parlato di ordinanza delega, no? Quindi gli indica la strada per intervenire, e quindi, diciamo, lo fa attraverso una, diciamo, ordinanza di rinvio a data fissa. Come sappiamo, il diciamo legislatore non è intervenuto, e a quel punto, diciamo, la Corte farà una, come diciamo è noto, attraverso la sentenza 242, una sentenza additiva. Ora, secondo me, diciamo, questo atteggiamento della Corte è, diciamo, molto importante, perché testimonia un indirizzo, potremmo dire, interventista nella tutela dei diritti, che, diciamo, fino a questo momento era sconosciuto, diciamo, alla Corte Costituzionale, che si limitava in questi casi a procedere attraverso una diciamo, sentenza di inammissibilità. Quindi, diciamo, in questo caso la Corte interviene, ma interviene anche legittimandosi attraverso quella tecnica, diciamo, inedita del doppio comunicato stampa, cercando di legittimare il suo intervento nell'opinione pubblica. Quindi, diciamo, questo è un primo aspetto, secondo me, importante, sul quale, ecco, secondo me bisogna... Veniamo al secondo e poi... Sì, il secondo aspetto è questo, diciamo, è stato, diciamo, si è molto discusso se in effetti questa sentenza abbia introdotto una nozione nuova di dignità, una nozione, diciamo, soggettiva di dignità, contrapposta a una nozione, quindi perché soggettiva? Perché riguardava,
diciamo, il modo in cui il soggetto intendeva congedarsi, no? Ecco, dalla vita, contrapposta a una nozione invece oggettiva di dignità che era stata in passato utilizzata dalla Corte. Ora, secondo me, questo, diciamo, modo sicuramente coglie un aspetto di questa sentenza, perché effettivamente viene difesa una concezione soggettiva di dignità, però non coglie pienamente qual è, diciamo, l'orizzonte della Corte sulla lunga durata, e non lo coglie perché, diciamo, se noi sosteniamo questo, diciamo, questa interpretazione, non capiamo, per esempio, perché la Corte Costituzionale, in una sentenza di poco successiva, che è la famosa sentenza definita con un termine slogan giornalistico sull'ESCO, la sentenza 141 del 2019, la Corte ritorna a difendere un concetto oggettivo di dignità, sostenendo che diciamo, l'attività della prostituta, anche se volontaria, è un'attività che degrada la, diciamo, la sfera più intima della corporeità della donna, riducendola a merce. Ora, secondo me, la Corte, diciamo, in questa sentenza come in altre, che cosa fa in realtà? Implicitamente sostiene che il concetto di dignità non è un concetto che, come dire, sia oggettivo che soggettivo, è un concetto, diciamo così, che è alla base dei diritti inviolabili, un concetto etico alla base dei diritti inviolabili, che ha una particolare, a cui si può dare una particolare definizione, che sia soggettiva o oggettiva. In realtà, come dimostra anche questa sentenza, il concetto di dignità per la Corte è un concetto vuoto. Nel Va senso, bene, la ringrazio. Prego. Perché sono già passati oltre 4 minuti dalla conclusione. Grazie, quindi è un concetto vuoto il concetto di dignità. Benissimo. Deve essere positivizzato, in questo caso dal 32 lo è. Va bene, grazie. Diamo la parola a Cristina Vianello, che della sezione di Trieste, la quale ci parla della sentenza della Corte Costituzionale e in relazione anche alla sentenza di Massa. Prego, Cristina. Buongiorno, mi vedete tutti? Al momento non la vediamo, però la sentiamo. Ok, sta caricando il video. Eccomi. Buongiorno, intanto colgo l'occasione per ringraziare il presidente Maurizio Mori per avermi dato l'opportunità di partecipare. Con il mio intervento andrò ad analizzare come la nozione di trattamenti di sostegno vitale, alla luce delle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale 242, è stata concepita con esclusivo riferimento ai trattamenti di natura sanitaria ed è stata applicata in via analogica dalla Corte d'Assise di Massa nel caso Trentini, che ha portato alla soluzione di Marco Cappato e Mina Welby per il reato a loro ascritto di istigazione e aiuto al suicidio, ai sensi dell'articolo 580 del Codice Penale. I giudici della Corte d'Assise di Massa si sono trovati a dover analizzare la condotta delittuosa nella versione risultante dall'intervento manipolativo della predetta sentenza della Corte Costituzionale, senza che nel frattempo il Parlamento si fosse, sappiamo tutti, non si è ancora espresso con una legge in materia di fine vita. Quindi i giudici di Massa, per giungere alla decisione di assoluzione, hanno dovuto analizzare l'elenco dei requisiti necessari affinché potesse ritenersi sussistente la causa scriminante introdotta dalla consulta sulla base delle risultanze processuali. Vado ad elencarle velocemente, visto che sono già state citate dai precedenti relatori. La persona deve essere affetta da una patologia irreversibile. Questa deve essere fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che trova assolutamente intollerabili. La persona sia tenuta in vita da mezzo di trattamento di sostegno vitale, tuttavia però resti capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Ovviamente già la stessa Corte Costituzionale aveva stabilito che queste cause scriminanti dovevano essere utilizzate a condizione dell'articolo 1 e 2 della legge 219 del 2017.
sempre previa verifica del Servizio Sanitario Nazionale e previo parere del Comitato Etico Competente. Dagli atti di causa era emerso che sussistevano sicuramente tutte le condizioni, ma residuava un ragionevole dubbio in merito alla condizione numero 3, che la persona fosse tenuta in vita da un mezzo di trattamento di sostegno vitale. Questo perché? Perché il Trentini, a differenza di Antognani, non era tenuto in vita da una artificialmente, quindi non era idratato e ventilato artificialmente, ma le sue funzioni vitali dipendevano da assistenza medica, sanitaria, farmacologica e anche dei familiari. A tal proposito, il consulente tecnico della difesa, il dottor Mario Riccio, aveva evidenziato infatti una duplice forma di sostegno vitale del Trentini: una farmacologica, la cui interruzione avrebbe comportato uno scompenso cardiocircolatorio e un aggravamento della sintomatologia invalidante e anche del dolore, con probabile decesso per infarto e ictus cerebrale, e una meccanica, da individuarsi nella funzione evacuativa manuale delle feci, che avrebbe portato il Trentini alla morte per occlusione intestinale. Oltre a queste motivazioni, ovviamente, che sono molto tecniche dal punto di vista sanitario, la Corte d'Assise di Massa era giunta allo stesso risultato, quindi alla stessa interpretazione, attraverso l'articolo 25,2 della Costituzione, che vieta il ricorso delle analogie in mala parte, mentre la consente per quanto riguarda le norme penali di favore, comprese le scriminanti. E quindi è proprio questo che rende possibile la similitudine tra la situazione in cui concretamente versava il Trentini e quella di un malato che dipende direttamente da trattamenti di sostegno vitale attraverso le macchine. Quindi alla base di questo argomento, di questa lettura alternativa, è la praticabilità di un'applicazione analogica al requisito di un elemento costitutivo delle scriminanti destinato ad operare in buona parte. Ma voglio spiegare nello specifico cosa sono le scriminanti. Le scriminanti, diciamo, vanno ad essere applicate in via analogica ed è un procedimento questo di integrazione dell'ordinamento volte a sopperire la lacuna normativa presente attualmente, non essendoci una legge in materia di fine vita. Le cause discriminanti sono in senso stretto, quindi non si limitano soltanto ad escludere la pena, ma eliminano proprio anche il reato. Si tratta di norme a favore del reo, espressione dei principi generali dell'ordinamento, e quindi il fatto è lecito ab origine. Ciò comporta quindi importanti conseguenze questo. Eliminano l'antigiuridicità del fatto, nel senso che il fatto commesso non è un reato, è inapplicabile qualsiasi tipo di sanzione, e la non punibilità si estende a tutti coloro che hanno partecipato al fatto e hanno carattere oggettivo, nel senso che si applicano per il solo fatto che queste scriminanti appunto esistono. La Corte d'Assise di Massa, quindi, al punto 15 delle motivazioni, ha chiarito che la dipendenza dei trattamenti di sostegno vitale non significa necessariamente ed esclusivamente dipendenza da una macchina. E pertanto, quindi, da un'analisi integrata della legge sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento, la 219 del 2017, già citata più volte, e di quanto previsto dalla sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale, la Corte d'Assise ha concluso che ciò che ha rilevanza sono tutti quei trattamenti sanitari, sia di tipo farmaceutico, sia di tipo assistenziale, medico o paramedico, oppure anche l'utilizzo, o comunque l'utilizzo di macchinari sia per la nutrizione e idratazione artificiali, senza il quale il malato incomincerebbe ad avere un indebolimento delle sue funzioni organiche e questo porterebbe anche non necessariamente ad una morte rapida. Quindi diciamo che tutti i trattamenti, sia di tipo meccanico, sia dovuti all'intervento di terze persone, sono considerati come trattamenti sanitari. E questa dipendenza dai trattamenti ovviamente deve essere oggettiva,
intesa come non autosufficienza del malato di provvedere se stesso, è funzionale, nel senso che l'ausilio dei macchinari o di un farmaco o l'aiuto di una terza persona devono essere diretti a rendere possibile l'espletamento delle attività più elementari della vita biologica. Ed è proprio questo che si è osservato nel caso del Trentini, che basandosi anche solamente sulle deposizioni dei familiari e dei conoscenti, era impossibilitato a svolgere anche le funzioni più elementari della propria vita, era incapace persino di tenere in mano un bicchiere o un cucchiaio, non riusciva ad alzarsi dal letto, non riusciva ad espletare le funzioni biologiche della sua vita, perché aveva bisogno di qualcun altro per poter effettuare tutto ciò. Dunque una situazione di dipendenza e di sostegno vitale che ha consentito di ritenere il fatto scriminato alle condizioni stabilite dalla Corte Costituzionale. Dunque il vero punto di riferimento alla base della declaratoria di legittimità dell'articolo 580 del Codice Penale è la disciplina sulle disposizioni anticipate dei trattamenti sul consenso informato, nella parte in cui si riconosce proprio al paziente il diritto di rifiutare e di interrompere in qualsiasi momento il trattamento sanitario. Concludo dicendo che la pronuncia della Corte d'Assise di Massa rappresenta la prima applicazione del dispositivo della sentenza Antoniani e di conseguenza quindi la prima a confrontarsi con l'esigenza di una sua interpretazione. In questo caso la Corte Costituzionale ha avuto un ruolo ermeneutico, interpretativo in questo caso. E grazie al caso del Trentini anche si comprende ancora di più l'importanza della legge 219 del 2017, non solo come elaborazione giurisprudenziale e dottrinale ormai consolidata, ma anche come chiave con funzione orientativa dell'interprete di fronte a nuove questioni. E quindi sì, ci auspichiamo che di fronte a nuovi casi si arriveranno ai stessi risultati di assoluzione e che comunque il Parlamento decida di legiferare in materia di fine vita. Bene, grazie Cristina di questo intervento che mi consente di fare un'osservazione generale, poi apriamo il dibattito che deve concludersi in una ventina di minuti perché poi qui chiudono la biblioteca e noi dobbiamo anche per le esigenze Covid dobbiamo chiudere il convegno, almeno voi potete continuare telematicamente se volete, ma noi dobbiamo uscire dalla sala qui dalla biblioteca. L'osservazione che voglio fare è la seguente, vale anche per il dottor Ghio e per le altre che sono intervenuti, e cioè che quella che io chiamo la legge Lenzi, dal nome della relatrice alla Camera, anche se formalmente non la 219 del 17, in realtà quando è stata approvata, alcuni, un gruppo consistente di parlamentari, riteneva che avesse alcuni aspetti anticostituzionali. E hanno detto, guardate che noi la portiamo in Corte Costituzionale perché non risponde ad esigenze costituzionali. Cioè, tutti voi avete preso la legge Lenzi come la base di tutti i ragionamenti e il discorso consolidato, e anzi mi pare che la stessa sentenza della Costituzionale citi numerose volte, mi pare 15, la legge 219 per sostenere i propri argomenti. Detto questo, io ho fatto una mia osservazione di carattere generale, ma apro il dibattito, chi vuole intervenire accenda il video in modo che così resta, adesso Cristina dovrebbe spegnerlo e poi in modo che così abbiamo, vedo Mario Riccio, Ghio naturalmente rimane, sì, lo Stabini mi pare che sia andato, come avevo detto c'è Demetrio Neri, benissimo, prego Mario Riccio. No, una domanda e un'osservazione. La domanda è ovviamente per il dottor Ghio, ho seguito con attenzione la sua relazione. Lui vedo che quando parlava dell'azione della
presenza dell'ospedale, dell'ASL competente, si riferiva a quanto pare a tutta un'attività che dovesse essere portata avanti dalla sanità pubblica, dall'ospedale, insomma, diciamo come vogliamo, insomma. Ecco, e invece ho sentito interpretazioni differenti su questo punto, cioè nel senso che alla sanità pubblica era riservata unicamente la certificazione dei quattro criteri, diciamo, e non tanto la attuazione di un protocollo. E questo trova corrispondenza anche in alcuni contatti che ci sono stati con ospedali, ASL, le quali hanno al limite nella ipotesi più ardita ricordato che allora aspetterebbe soltanto verificare i punti, questo in base a quello che ritengono i loro rispettivi uffici legali, mentre invece una considerazione, questa è invece una considerazione personale, anche sentendo le relazioni di Righini e quant'altri riguardo alla sentenza della Corte Costituzionale, la mia sono osservazioni da, ovviamente non da giurista, da osservatore, diciamo, cultore della materia, masticatore. Bene, ecco, perché abbiamo poco tempo. Sinteticissime sono queste: la Corte Costituzionale ha girato intorno alla legge sulle DAT, ma come fosse stato da un buco nero c'è cascata, perché poi alla fine, diciamocelo chiaramente, l'ultimo punto per affermare che solo chi è dipendente da forme di sostegno vitale può accedere a un processo di tipo assistenza al suicidio, in verità basterebbe interrompere per logica questi forme di sostegno vitale perché il paziente muore. Quindi non ci sarebbe neanche tutto bisogno a questo punto, lo dico, so che faccio fare un salto sulla sedia ai giuristi, però tutto sommato, per arrivare a dire che chi è dipendente da forma di sostegno vitale basta interrompere questo e muore, non ci voleva una sentenza. Grazie. Demetrio Neri. Molto brevemente una domanda al dottor Ghio, ma che un po' riguarda tutti. Riguarda il problema del previo parere del comitato etico. E se non c'è questo comitato etico, che cosa succede nel caso in cui una struttura pubblica si ponga un problema di aiuto al suicidio? E se per caso c'è invece questo comitato etico, ma esprime un parere contrario? Questo non è un comitato legale, quindi non si può limitare a vedere se le quattro condizioni che la consulta indica siano soddisfatte. Deve esprimere un parere etico, che non è un parere autorizzativo come quando il comitato funziona per i protocolli di ricerca, è un parere consultivo. Si possono creare delle frizioni interne tra comitato etico, per esempio, e medico e paziente, che dovrebbero essere un pochino esaminate anche per sapere come muoverci per il seguito. Benissimo. Chiara Inorta vuole intervenire oppure non lo sentiamo? Pronto? Parli, che adesso c'è. Accende il microfono. È acceso. Non lo sentiamo, il microfono di Norte è acceso, niente, nulla. Doriana Doro, lei resta sempre visibile o vuole intervenire? No, niente, io ho trovato tutto molto interessante, vi ringrazio tantissimo. Perfetto, no, era solo che siccome... Mi scuso dell'intervento precedente che era un po'... No, era interessante, sì. Ma dal punto di vista economico... Quando, certo, no, nel senso che appena prima era stato detto che si apriva un po'... questo convegno apriva appunto l'incontro, scontro, non so come dire, tra economia ed eticità, quindi io mi sono permessa di fare questa osservazione, poi non so, ecco. Perfetto, allora se non ci sono altre domande do la parola al dottor Ghio per la replica ai vari punti. Sì, buongiorno. Brevissimamente volevo dire tre cose.
Certamente riguardo il problema del parere del comitato etico, è un parere obbligatorio ma non vincolante, secondo, quindi è un parere che comunque non vincola, e nella misura in cui non sia possibile ottenerlo perché magari non c'è un'articolazione territoriale, io penso che non sia determinante ai fini di escludere la punibilità. Per quanto riguarda il problema delle strutture pubbliche, è vero che la Corte in effetti affida l'accertamento e la verifica delle condizioni più che l'esecuzione concreta del fine vita, però le modalità esecutive sono un profilo secondario che non riguardano il profilo di sussistenza o meno del reato. Ma vorrei fare un'ultima considerazione e concludo veramente. Questa sentenza va letta in maniera diretta con riferimento all'articolo 580, che dichiara incostituzionale nella misura in cui appunto incrimina chi aiuta il suicidio altrui alle condizioni dalle stesse previste, e poi detta una traccia al legislatore suggerendo di adottare una legge di fine vita, qualora la voglia adottare, alla stessa già della legge 219 del 2017. Però ecco, è evidentemente solo una traccia in quella direzione, che io eufemisticamente ho detto potrebbe preludere all'apertura, alla possibilità di considerare un'attività del genere anche sulla scorta di questi elementi, ma non bisogna mai dimenticare, e concludo veramente, che la sentenza serve unicamente ai fini dell'interpretazione del 580 e degli spazi di liceità penale che sono dalla Corte previsti sui casi che astrattamente prima ricadevano nel novero di quella norma incriminatrice. E quindi da questo punto di vista è chiaro che potrebbe anche presentare qualche lacunosità, ma è una lacunosità di normativa astratta che la Corte Costituzionale non ha direttamente il compito di dettare. La Corte ha dettato le condizioni alla stregua delle quali, secondo lei, non ci starebbe una punibilità ai sensi del 580. Tanto è vero che nell'ultima parte della sentenza, quando prende in considerazione le eventualità di casi, come molti giudizio precedenti l'entrata in vigore della norma, precedenti alla pubblicazione, scusate, della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, dice che l'esonero della responsabilità ci sarebbe per chi ha fatto queste condotte con modalità, dice, lo leggo testualmente, sostanzialmente analoghe, equivalenti a quelle che la Corte ha enucleato con questa sentenza. Quindi diciamo che lascia un certo spazio all'interpretazione analogica, che in buona parte è ovviamente ammessa dal diritto penale, e prevede la possibilità di una serie di condizioni alla stregua delle quali che vanno interpretate con grano salis, con una certa elasticità, dal giudice del caso singolo. Diverso sarebbe interpretarla nel senso di introdurre un decalogo preciso di norme sul fine vita. Si tratta unicamente di indicazioni di massima, a volte anche specifiche, nel solco della legge del 2017, ma che necessariamente richiedono un avallo da parte del Parlamento con una legislazione che questa sì si auspica dovrebbe essere più precisa e davvero disciplinare tutti i casi di cui si è parlato. Finito. Benissimo, grazie di questo. Grazie a voi. Saluto tutti e vi ringrazio. Se ci sarà un'altra volta, ci sarò ancora. Grazie a lei. Allora, direi che abbiamo chiuso anche questa parte legata all'aspetto giuridico, dopo aver affrontato i temi filosofici ieri e i temi medici, e siamo tornati su quelli giuridici. Oggi è riemerso in un paio di interventi il problema dei comitati etici, che già ieri ha sollevato un dibattito abbastanza vivace. Probabilmente questo è il segno che c'è un punto dolente che forse merita di essere approfondito, e credo che dovremo prendere in considerazione
l'analisi a quel riguardo, soprattutto perché da noi in Italia la locuzione comitato etico include tante cose, forse troppe, mentre nel mondo anglosassone ci sono due termini diversi per due tipi di struttura. Come ricordava prima Demetrio Neri, i comitati etici sono consultivi, mentre gli ARB hanno potere autorizzativo, e quindi è una questione diversa. E dire come piccola conclusione generale del convegno è che ancora una volta abbiamo visto la vitalità dell'associazione. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti. Forse più di altre occasioni abbiamo cercato di creare un coordinamento tra noi della consulta di bioetica, questo era anche il senso di avere molti interventi da parte di soci o di persone vicine, amiche alla consulta di bioetica. Credo che questa opportunità di conoscenza sia importante per riuscire a formulare anche collegamenti di ricerca, di scambio di opinione, di colleganza, mettersi a progetti anche operativi, e questo è uno dei compiti in generale dell'associazione. E mi pare che dal punto di vista teorico l'approfondimento delle nostre tematiche, che definirei generalmente a favore della morte volontaria, in quali forme specifiche le lasciamo ai medici e ai giuristi da andare a determinare, ma dal punto di vista concettuale è un favore in questo senso. Mi sembra che si sia compiuto un ulteriore passo, e quindi è per me motivo di soddisfazione chiudere questo convegno dal punto di vista teorico, che ha incluso nelle prime due ore di stamattina anche l'aspetto organizzativo pratico della nostra associazione, che si è trovata a compiere un passo importante con la riforma generale del terzo settore. Quindi io darei a questo punto la parola al collega Giacomo Orlando, che è qui a fianco mio, che è il nostro uomo a Novi, a Lavana. Non a Lavana, ma a Novi. Prego Giacomo. Ma niente, che devo dire, non c'è molto da aggiungere a quello che ha appena detto il Presidente. È evidente che noi novesi, il nostro piccolo gruppo, ci tiene molto a questo convegno, è affezionato a questo convegno, e abbiamo voluto essere presenti nella sede della biblioteca proprio per questo motivo, per dare un senso di continuità a questa frequentazione della nostra città da parte della consulta di bioetica. I temi cambiano, siamo stati travolti anche noi dal Covid, nonostante tutto il convegno è andato a buon fine. Che riguarda Novi, cioè a Novi è cambiata l'amministrazione comunale, ma non è cambiato l'appoggio che questa nuova amministrazione comunale ha dato alla nostra iniziativa, concedendoci il patrocinio e la disponibilità della sede. Mi sembra una cosa importante, nel senso, forse vuol significare che quello che la consulta fa, quello che propone, eccetera, forse ha un valore che prescinde dalle parti politiche, almeno nel caso di Novi, perché così è successo. È cambiata l'amministrazione, ma il favore, l'appoggio a questo nostro convegno di Novi è stato dato lo stesso. Io qui porto i saluti del sindaco, che non ha potuto venire per un piccolo inciampo che ha avuto recentemente, però è stato con noi, nel senso che ha condiviso di continuare questa esperienza, e speriamo che un altro anno si possa tornare all'antico, cioè come era prima, il nostro convegno in presenza. Grazie a tutti, e qui chiudiamo veramente i lavori del convegno,
dandoci appuntamento per le prossime iniziative e soprattutto per un altro anno, per il 12° convegno nazionale, non più della consulta di bioetica ONLUS, ma di quello che sarà in base alla vigente normativa ETS, ente del terzo settore. Ancora grazie a tutti e buona giornata. Grazie, grazie di cuore al professore Amino e anche a Marisa, che so che ha lavorato moltissimo e che siete stati lì a rappresentare tutti noi e che vi abbiamo seguiti da remoto, avete tenuto il presidio, insomma, quindi sicuramente tra un anno riusciremo a essere di nuovo insieme. Grazie di cuore e a tutti ogni bene. Saluti ancora, salve. Grazie, grazie, un saluto. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Arrivederci a tutti, grazie.